far sì che gli individui passino da una civiltà analogica a una digitale, secondo Stuart Brand occorre cambiare gli strumenti che usano. È stato così per lo smartphone. Ma cosa significa offrire un nuovo strumento? Il futuro sarà inevitabilmente caratterizzato da una sempre più elevata offerta di esperienze innovative, proposte sia da enti pubblici sia da privati, creati con nuovi approcci social e supportati da una tecnologia sempre a più elevate prestazioni. Tuttavia, perché queste abbiano un impatto sulla vita delle persone, umanisti e ingegneri dovranno integrare sempre più le loro competenze e progettare nuovi strumenti, modelli integrati e integrabili. Solo così, come emerso fino ad oggi, negli incontri del nostro forum del futuro quotidiano, potremo costruire un futuro più a misura di individuo, nella sua singolarità e nella sua dimensione collettiva. Una condizione ineludibile perché il futuro abbia realmente l'individuo al centro è che la complessità tecnologica sia quanto più possibile invisibile a chi la utilizza. Lo dimostra tutta la storia di successi dell'informatica degli ultimi 30 anni, che è dopo tutto una storia di semplificazione di interfacce. Se l'individuo non dovrà possedere particolari competenze per accedere a nuove esperienze e servizi forniti da operatori pubblici e privati, i progettisti, gli sviluppatori, i costruttori, gli integratori di sistemi, i produttori di materie prime e componenti dovranno invece disporre di competenze sempre più integrate. Tutti dobbiamo imparare a pensare digitale. Pensare digitale è necessario come quando si padroneggia una lingua e si comincia a pensare in quella lingua. E la lingua del digitale, contrariamente a quanto avrebbe affermato Galileo, non è solo matematica, ma comprende espressioni originarie delle arti liberali. Ecco perché la tecnologia diventa invisibile solo quando tutti, dal progettista all'installatore a ogni altro individuo, comprendono non come la si usa, ma perché.